dal Ferraris al Palasport di Campo Ligure. 8 anni dopo Jonathan Rossini torna a vestire il brucerchiato. Ti chiedo ovviamente subito le primissime sensazioni di questo ritorno. Ma è un'emozione grande, ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità a ritornare a vestire i colori della mia città, perché ormai la reputo la mia città, Genova. La Sampdoria mi ha preso quando ero piccolo, mi ha fatto conoscere mia moglie, sono nati i miei figli, quindi Genova per me è la mia casa e per me Genova è brucerchiata. È un'esperienza nuova nel futsal, che devo dire che sono della gente organizzatissima, dei professionisti, e io veramente spero tanto che il movimento futsal possa cambiare, perché c'è dietro un lavoro pazzesco e possa al più presto tornare, possa più presto arrivare a essere professionistico. Ecco, come ti sei avvicinato a questo sport? Quale impatto ha avuto e dove, come hai avuto l'impatto con questa nuova realtà, questa nuova disciplina? È nato tutto così velocemente, all'improvviso, mi è arrivata la chiamata del direttore Paolini, ci siamo visti, ma hanno subito fatto una bella impressione, persone serie, società organizzata. Già seguivi questo sport comunque? Devo dire la verità, l'ho visto qualche partita, ma non seguivo proprio bene. Devo dire che, come ti ho detto prima, c'è un lavoro pazzesco dietro, gente che lavora 24 ore, la società organizzata, giocatori che mattina, pomeriggio si allenano, mettono anima, cuore, e questo mi dispiace, sapere che il futsal in questo momento magari non è ancora preso in considerazione, dilettantistico, però speriamo che con questa partnership della Sampdoria si possa muovere tutto il movimento futsal. Ecco, non entriamo nello specifico, però ti chiedo, c'è tanta differenza rispetto al calcio a 11? Tanta, è un'intensità, è un'intensità altissima, è un continuo essere concentrati, la rapidità di gioco, tecnica, però devo dire, faccio anche un appello ai tifosi, soprattutto ai tifosi doriani, perché so che loro amano i colori brucerchiati, venite a vedere il futsal perché è uno sport bellissimo, è uno sport intenso e poi abbiamo i colori brucerchiati, bisogna sempre sostenerli. Ecco, l'ultima, insomma, la tua esperienza potrebbe essere molto importante anche per questa squadra. Insomma, sono sport differenti, però è pur sempre un gioco di squadra e negli spogliatoi si è sempre una squadra, una famiglia come nel calcio a 11. Quindi la tua esperienza potrebbe essere molto importante per questa squadra. Guarda, hai detto benissimo. Io tengo a ringraziare tutti i ragazzi perché veramente mi hanno accolto, hanno la pazienza di insegnarmi il gioco calcio. Io spero di trasmettere la mia esperienza nello spogliatoio. Sicuramente è uno spogliatoio molto sano, ragazzi, come ho detto prima, professionisti, dedicati al loro lavoro, seria, che aiutano i giovani, e questo è importante e credo che sia la forza per poter raggiungere il nostro obiettivo.